Con Stefano Albrigi e il suo spazio Albrigivera si va a far visita a una delle più importanti cantine storiche della Valpolicella, la cantina sociale di Negrar. Buongiorno a tutti, sono Stefano Albrigi di Albrigi Tecnologie. Anche oggi facciamo un servizio di Albrigivera. Oggi ci spostiamo nel cuore della Valpolicella e precisamente a Negrar, presso la cantina sociale di Negrar della Valpolicella. Saremo ricevuti dal direttore dottor Daniele Accordini. A questa cantina noi anni fa abbiamo fornito degli impianti di stoccaggio particolari che si chiamano Cementinox. Sono delle vasche di stoccaggio molto grandi, da 1000 ettolitri a 2500 ettolitri, ne abbiamo fornite più di 25, che sono dei vasconi in cemento armato rivestiti all'interno in acciaio inox. Sono vasconi interrati, perciò sono nel sottosuolo, mantengono la temperatura costante del vino, che in questo caso è tutto amarone, perciò capite il valore del vino che c'è all'interno, e in estate stanno a una temperatura di 16 gradi, in inverno 14 gradi. Questi hanno la caratteristica di essere prima di tutto antisismici, dato anche il valore del contenuto. Sono completamente in acciaio inox, con una finitura particolare che noi chiamiamo High Clean Side, che si lavano con acqua calda a 70-80 gradi senza l'aggiunta di detersivo, perciò si risparmia sulla depurazione, e hanno un impianto di lavaggio automatico che basta collegare un chip di lavaggio, in pochi minuti si lavano molto velocemente. E questa è una fornitura che noi ci teniamo molto perché diamo una garanzia in più al cliente: temperatura stabile, stoccaggio, sicurezza. E soprattutto risparmiamo tanto spazio, perché questi possono stare sotto un giardino, sotto un parcheggio o addirittura sotto l'immobile della cantina, che faccia anche da struttura portante della cantina antisismica. Inoltre a questa cantina abbiamo dato dei serbatoi per fare l'affinamento dei vini, che sono dei battonatori dove i vini ci stanno circa 6 mesi, maturano, dove le fecce nobili vengono valorizzate. Auguro a tutti buona visione e passo la parola al dottor Daniele Accordini. Buon vino a tutti. Beh, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie a Stefano Albrisi, una collaborazione che dura da oltre 20 anni, è riuscito a risolverci molti problemi con le sue tecnologie, a lui siamo molto, molto grati. Mi ha chiesto di parlare della nostra cantina, Cantina Valpolicella di Negrà, una cantina cooperativa che nasce nel 1933, in uno dei periodi più difficili dell'economia mondiale ed italiana, post crisi del 1929, un momento molto buio dell'economia. Sette imprenditori decidono di mettersi assieme, imprenditori di livello, persone, c'era il podestà, conti, persone che avevano parecchie proprietà terriere, e decidono di andare direttamente loro ad essere vinificatori, imbottigliatori, e di iniziare da subito ad esportare. E questo è un po' il DNA di questa cantina cooperativa, che dal 1936 qui abbiamo le prime testimonianze di vini imbottigliati. La cooperazione italiana, la maggior parte della cooperazione italiana, ha cominciato a imbottigliare, a diventare protagonista negli anni 2000. Noi dal 1936 già esportiamo in Canada, quindi sono più di 60 anni che la nostra cantina è presente in questi mercati. E abbiamo, diciamo, come l'imprinting della nostra azienda di essere proprio nella terra dell'Amarone. Abbiamo dato il nome a questo vino, siamo stati la prima cantina a dare il nome a questo vino 1936, Amarone, da una botte che è diventata accidentalmente secca, perché all'epoca si beveva quasi esclusivamente i vini dolci. Il vino secco ha cominciato ad avere un successo molto più tardi. È diventata accidentalmente secca, il nostro capocantina
è andato dal presidente scusandosi che una voce di reciota è diventata accidentalmente amara. Il nostro capo cantina, il nostro presidente Gaetano Dall'Ora, gli ha detto: "Ma guarda, questo dopo una riflessione abbastanza lunga, ha detto: "Adelino, guarda che non è un amaro, questo è un amarone". Da lì abbiamo avuto il coraggio di per primi di metterlo in etichetta con scritto amarone. 30 anni più tardi nasce il consorzio Tutela Vini Valpolicella e nasce la cantina di Negrara, dona questo nome a tutta la denominazione, col nome Amarone. All'inizio era Recciotto, la Valpolicella Amarone, poi nel 1990 diventa Amarone, distinguendo le due tipologie, Recciotto la versione dolce, Amarone la versione secca. Oggi cantina di Negrara è uno dei più importanti player della denominazione della Valpolicella, producendo una quantità importante di amarone. Abbiamo circa 900 ettari tra Valpolicella classica, Valpolicella DOC, una piccola parte nella zona del Bardolino e del Custoza, ma il nostro core business è nella Valpolicella classica, la zona in cui prende il nome il territorio e lo dà anche il suo vino. Oggi esportiamo in circa 65 paesi al mondo e raggruppiamo le uve di circa 250 viticoltori. Questi 250 viticoltori si sono accorpati assieme, piccoli produttori, quindi con superficie media attorno ai 3 ettari, che da soli non sarebbero riusciti ad andare sul mercato e non sarebbero riusciti ad avere una consistenza di così lungo periodo, perché in questi 90 anni ci sono stati alti e bassi e fenomeni speculativi sono stati molto importanti. La cantina cooperativa difende questi viticoltori, dà loro un reddito costante, continuo, dando sempre il massimo che l'azienda riesce a dare. Ci sono stati momenti del dopoguerra molto difficili e siamo riusciti a superarlo, ma dal 1997 è partito un fenomeno di successo dell'Amarone che ha garantito redditività ai nostri viticoltori, passando da un territorio bello ma povero, oggi è un territorio molto ricco, prestigioso, e soprattutto molto bello anche da visitare. L'enoturismo sta diventando un'entità importante perché, come spesso dico ai nostri viticoltori, dovete vedere il vostro vigneto non solamente come fonte di reddito, ma come bellezza, come paesaggio, e assieme costruite un percorso virtuoso di tutta la denominazione, alla pari di tante denominazioni importanti come il Barolo, come il Bordeaux, come i vini della Toscana. Anche la Valpolicella è bella da visitare. I nostri viticoltori tengono il loro vigneto come dei veri e propri giardini. Tutto questo con un'organizzazione produttiva, quindi ricezione delle uve, locali di appassimento con alte tecnologie, tutti sotto controllo, temperatura, umidità, ventilazione, cosa che 30 anni fa erano, l'uva veniva lasciata diciamo alle intemperie, molti anni. Non riusciva ad arrivare da settembre fino a gennaio in perfette condizioni. Oggi riusciamo a garantire la qualità costruita del vigneto, riusciamo a riportarla sino al termine dell'appassimento, perché l'amarone è ottenuto dal 100% di uve appassite. Oggi controlliamo questo processo e riusciamo veramente a dare un risultato costante e qualitativo nel tempo. Abbiamo poi locali di affinamento con botti in legno, in rovere di Slavonia, in alie francesi. E come ha detto poco fa Stefano Albrigi, stoccaggio di vaschi in acciaio per i Valpolicella, i ripassi e temporaneamente gli amaroni. Oggi la nostra azienda esporta in 65 paesi ed è uno dei più importanti player proprio perché raggruppa e dà come core business l'amarone. Nell'amarone ci riconosciamo. Ci stanno un po' tutti i nostri valori, la nostra identità territoriale, e grazie a aziende importanti come l'Albrisi riusciamo a dare forza e continuità. Investimenti che la nostra azienda ogni anno continua a fare per rimanere sempre protagonista del mercato. Quest'anno la cantina Negrà compie 90 anni ed è un'azienda decisamente giovane perché abbiamo tutti i reparti, sia dei nostri viticoltori, sia dalla parte produttiva, sia la parte commerciale, sia la parte amministrativa, tutte persone giovani molto, molto motivate che credono in questo progetto e che possa arrivare più a lungo possibile. Vi invito tutti nei nostri wine shop a Negrar, nel nostro ristorante a Cavaillon, per godere anche dei nostri vini che oggi qui ho portato come i tre vini più importanti, un Valpolicella Ripasso,
e due Amaroni, un Amarone Domini Veneti e un Amarone Riserva, l'Amarone Oriago, che è uno dei nostri migliori cru, che vengono serviti nelle migliori tavole sia italiane che estero. Grazie a tutti e vi aspetto in cantina. Grazie.